Ciao ragazze e ragazzi, oggi un video tutorial completo, guardate che belle occhiaie. Lo so, è sabato, è insolito, per oggi lo faccio per voi. Applico il fondotinta, scusate, non lo mostro perché è il solito di Sephora. Dappertutto. Cioè, oggi è una cosa nuova. Io ho la finestra aperta, vabbè. Di solito qui lavano la strada lunedì e giovedì. Oggi è sabato e lavano la strada. Ma si può. Quindi ci sono tutte le macchine, che bellezza. Vabbè, è così. Ogni tanto. Forse sentite anche il rumore. Forse. Allora, passiamo al correttore, che ce ne vuole in quantità industriale in questo caso. Vabbè, non esageriamo. Porto anche sopra. Nell'occhio no. Scusate, vabbè. Il correttore che ho utilizzato è questo di Maybelline, aranciato, perché è quel numero 30, perché è quello che mi aiuta. E poi uso questo, lo 05, sempre di Maybelline. Siamo qua, mi spiace per il frastuono, portate pazienza. Poi le sopracciglia in assoluto, applico sempre le solite, tutto solito, eh. La matita è di Anastasia Beverly Hills. È costosa, quando ci sono i soldi la acquisto sempre da Sephora. Non so se si trova su qualche sito a meno di 20, eh? Io spero. Io comunque la pago sempre meno perché, ripeto, con i soldi. Col Black Friday, quelle cose così, insomma, quando trovo che costa meno l'acquisto, però guardate, ce ne saranno anche altre a meno. Io come colorazione, come mi trovo talmente bene che mi viene istintivo acquistare di nuovo questa di Anastasia. E questo è di Kiko, che ripeto, di Kiko mi trovo meglio, quello della collezione permanente, diciamo. Questo qua è limited edition, ma è troppo pastoso, mentre l'altro è perfetto. Quelli che ci sono in edizione permanente, quindi vale a dire, come ho detto nell'altro video, tappo nero e sotto il colore che
uno sceglie. Ora, passiamo agli occhi. In questo caso mi fermo qua. Agli occhi che ho portato oggi questa palette qua di Huda. E la trovo sublime. Voglio passare, aspettate un attimo, prendo i pennelli. Questo chiaro nella piega dell'occhio, salmoncino, eh. Questo modo. Poi prelevo questo. Poco alla volta. Rai Movie c'è un film bello tosto, diciamo, per l'ora che è. Non conosco il titolo perché l'ho visto già iniziato, è giusto per farmi un po' di compagnia. Mi fermo qua. Vado a prendere con le dita questo qua che tra un po' ho il buco perché è una meraviglia. E lo tampono, guardate, lo tampono, è bellissimo. A me questa palette fa impazzire, che vi devo dire. È proprio bella, bella. Ah, non vi ho fatto vedere le unghie nuove, niente di che, rosse. Poi è un rosso particolare, ma è proprio rosso. Ma il rosso rosso è particolare, però mi piace. Siccome ero sempre con le unghie scure, ho voluto un po'. Allora, poi con il pennellino andiamo a prelevare un po' di scuro e lo porto. Questo è super pigmentato, tolgo l'eccesso, vedete? In modo che è super pazzesco. Se avete visto, l'ho sfiorato. Ha sfumato molto. Se vogliamo un bel effetto. Mi avvicino un po' così vedete meglio. Prendo anche un po' di questo, sempre con le dita, e ci vado sopra. È bellissimo, eh? È solo questo. Con un pennellino piccolo piccolo che ho qui.
Questa, prelevo sempre questo e porto qua. Modo da rifinire, come con le dita, avendo le unghie lunghe, non riuscivo. Ecco. E fa anche da punto luce qui e qui sotto l'arcata sopraccigliare. In questo modo. Bene. Ora passiamo, c'è poi questo che è sempre un nero geloso, ma di una bellezza e scrivenza, bisogna stare veramente attenti perché è proprio il top, eh? Il top. Ora matitina nero, la mia solita di Maybelline. Nella rima interna e porto un po' in fuori. Prendo il mio liner di banana Beauty e lo porto oggi. Piove parecchio, è da ieri, a Milano, non so da voi. Ci voleva l'acqua, sinceramente. Anche se la pioggia dà fastidio, però ci voleva proprio. Non l'ho ancora cambiato, io ne ho un altro perché sarà 2 o 3 mesi che lo uso. Fenomenale. Applico il mio mascara preferito. Metterò una matita grigia sotto l'occhio. Prima però faccio la base, così sembro mortissima. E poi magari applico ancora un po' di... Allora, come base io utilizzo il solito mio bombolino, che adoro tanto e si sfuma stra bene. Ok.
Gli orecchini li ho acquistati da Stradivarius, sono limited edition. Così c'era scritto. Poi prendo della palettina di Wycon scontata che vi avevo già mostrata, questi blush. Prima in crema, questo rosato, e lo porto. Poi vado a prendere quello, io lo applico un po' dappertutto perché a me piace, tutto leggero. E poi questo in polvere, sempre con lo stesso pennellino, è un bel rosato. Piaceva. E così. Poi ho ritrovato il mio amatissimo. Ah no, scusate, un pochino. Scusate, mi sono dimenticata. Proprio poco poco, così. Di terra, questa è di Nabla, un pochettino io la metto, scusate, ho avuto un lapsus. Dicevo, il mio amato Dior, che è questo ghiacciato, è il più bello che c'è in assoluto, secondo me. Guardate, a me piace un sacco, eh. Dopo vedete, devo dire lo sfumo meglio. Lo. E questo non prendetelo mai da Sephora, ma su altri siti, adesso non ricordo quale, Look Fantastic. Cercatelo ovunque. Perché costa molto meno. Io non l'ho acquistato da Sephora, costa molto di più. Molto. Tanto è vero che una volta sono stata da Sephora e dico, ma io lo stesso l'ho acquistato non alla metà, ma un bel 10-20 euro in meno, sì. Insomma. Signore. No, loro, le commesse, cosa volete che mi dicano? Non sanno neanche. Io come al solito, indovinate cosa ho dimenticato? Il rossetto. Vado a prenderlo, mi aspettate un secondo. Oggi prendo quello di Nabla, questi lucidi che mi piacciono da impazzire. Pinali, mi ha fatto un messaggio da Pinali, che è questo qua, bellissimo, si chiama Ardor, è un Ardor. È lucido, ma oh. Ah. Scusate un attimo. Sarà un puntino nero. È un lucido corposo, però. Chi ha le labbra belle voluminose, questo è un tocco magico, perfetto.
questo caso la matita andava anche messa sotto, come base, con questo bello lucidoso. La matita che ho applicato io è il rimasuglio di quello di, come si dice, primer. Questo è il mio look terminato. Spero vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grande. Buon weekend.